Ho ascoltato pazientemente le persone che hanno parlato a queste riunioni. E c'è una questione che mi preoccupa. Voglio articolare la questione e dirvi le nostre opinioni e come vediamo la situazione dal nostro punto di vista. Quando la gente parla di Russia e Ucraina, io dico che non c'è alcuna guerra tra Russia e Ucraina, non c'è alcun conflitto. Questa è una guerra dichiarata dalla NATO alla Russia. La guerra dichiarata dalla NATO alla Russia non è solo contro la Russia. Il suo scopo è dominare il mondo intero. È per l'egemonia. Questa è un'agenda che hanno sviluppato dopo la fine della guerra fredda. Hanno alimentato questa fantasia di contenere la Russia, contenere qualsiasi potere, piccolo o grande, che li sfidi tecnologicamente, economicamente, socialmente, culturalmente. Devono contenere tutti. Questa è un'ideologia defunta. Io dico che la Russia non si è preparata ad affrontare questa guerra dichiarata. Anche se era consapevole delle dinamiche di ciò che stava accadendo, la NATO è defunta, la NATO non esiste, la NATO è in terapia intensiva, l'UE non esiste, l'UE è in terapia intensiva. 30 anni fa, quando decisero di contenere la Russia, ritenevano che fosse la minaccia più grande per loro. La Cina non era considerata una minaccia in quel momento. Ora sanno di aver perso il punto. Ora dobbiamo guardare al filo narrativo. Questa non è una guerra tra Russia e Ucraina. Questa è una guerra dichiarata contro la Russia perché la Russia era una grande minaccia per loro. Ora devono sconfiggere la Russia in modo da egemonizzare tutto. I combattimenti in corso in Ucraina sono il loro campo di battaglia. Per loro questo campo di battaglia è un sacrificio. Negli ultimi 30 anni ho visto i dettagli del meccanismo di questa guerra dichiarata. Quest'ultimo evento per me è la fase finale, prima o poi finirà. La NATO non uscirà dalla terapia intensiva. L'UE non uscirà dalla terapia intensiva. Questi sistemi si stanno sgretolando. È solo questione di tempo. Il mondo intero dovrà essere pronto non a difendere la Russia, ma a stare con la Russia in modo che questa ideologia egemonica non prevalga in nessun punto della storia. Come progettiamo un piano? Come facciamo a far fallire il loro piano senza ulteriori costi? Stanno stampando denaro, non stanno producendo proprio nulla, si tratta solo di stampare denaro e questa è una delle loro armi. Viene utilizzato il sistema monetario globale controllato dal dollaro e dall'euro. Sanziona questo, sanziona quello, sanziona quell'altro. Blocca questo account, blocca quell'altro account. Questi sono i loro strumenti. Questo non è un qualcosa che può continuare all'infinito. Abbiamo bisogno di una nuova architettura finanziaria a livello globale che non sia controllata dall'euro, dal dollaro o da altre valute. A seguito di questo tentativo fallito di contenere la Russia, si sposteranno immediatamente ad est. Contenere la Cina è il loro prossimo obiettivo. Stanno giocando una tattica molto ingannevole, dicendo a tutti: oh no, dobbiamo lavorare con la Cina, dobbiamo fare questo e quello. Il loro calcolo sulla Cina si è rivelato errato, hanno fallito. Probabilmente si sono detti: abbiamo la tecnologia, abbiamo tutto. I cinesi possono solo copiare queste cose, ma non le eguaglieranno mai. Quindi conterremo la Russia promuovendo l'amicizia con la Cina e continuando ad usarla, in modo che il contenimento della Russia sia per loro più facile. Ora la Cina è fuori controllo. Contenere la Cina da Taiwan, dall'India, dal Giappone, dalle Curili meridionali, dall'Australia. Come lo fanno? Come lo faranno? Quella sfida arriverà dopo, ma prima devono affrontare la Russia. Come vogliono trattare con la Russia e poi passare alla Cina? Come possono trattare con tutti? Come ci contengono tutti? Immaginate come l'Eritrea venga contenuta da loro. Siamo continuamente puniti dalle loro sanzioni. Dobbiamo essere puniti perché non ci pieghiamo alle loro condizionalità. Siamo una minaccia molto piccola, non siamo nemmeno una minaccia per loro, ma devono contenerci. Sanzioni, 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 un conflitto qui, un conflitto là. Penso che dobbiamo elaborare una strategia e che la Russia dovrà guidare questa strategia.
E ogni evento bilaterale o multilaterale dovrà adottare questa strategia ed è per questo che dico durante le mie osservazioni che la Russia dovrebbe elaborare una strategia. Non è perché la Russia dovrà fare tutto? Possiamo dare il nostro contributo? Ora, dobbiamo guardare questo nel suo contesto storico. Questa è una continuazione della schiavitù classica. Dopo la schiavitù venne il colonialismo. La schiavitù stava sterminando le popolazioni. 9 milioni di persone sono state sterminate in Congo. Gli indiani sono stati sterminati in Nord America e in Canada. Stavano sterminando le popolazioni indigene e prendendo il controllo della loro terra. E quando hanno ottenuto il controllo della terra, hanno dovuto portare schiavi dall'Africa per le loro piantagioni di cotone negli Stati Uniti. Quella era la schiavitù ed è continuata. Poi è arrivata l'industrializzazione. Si trattava di accaparrarsi le risorse di altri paesi. Poi è arrivata una forma diversa, il colonialismo. Hanno colonizzato i territori in modo da poter prendere il controllo della terra e poi hanno controllato il lavoro e ridotto in schiavitù tutti. Poi c'è stato il neocolonialismo e la guerra fredda. La Russia era la speranza della gente del mondo durante il periodo dell'Unione Sovietica. Sfortunatamente, i leader dell'Unione Sovietica hanno commesso errori che hanno portato al crollo dell'Unione Sovietica. Questa è stata una delle ragioni che hanno incoraggiato persone come Fukuyama e Huntington a progettare la loro strategia di egemonia. Poiché l'Unione Sovietica è crollata, l'Unione Sovietica si è disintegrata e hanno sentito di poter controllare il mondo per i prossimi 50 o 100 anni senza che nessuno li sfidasse. Fu allora che emerse questa fantasia egemonica. Abbiamo visto cosa hanno fatto negli ultimi 30 anni. È una continuazione della stessa ideologia di schiavitù, colonialismo, neocolonialismo e quindi egemonia. Il mondo dovrà superare questo stato di cose. Siamo a un bivio. Crediamo di essere in transizione verso un nuovo ordine mondiale. Come progettiamo un nuovo ordine mondiale? Come rendere consapevoli le persone di tutto il mondo dell'esistenza di questa minaccia e se escono da questa situazione possono godere della loro libertà, del loro sviluppo senza questa idea egemonica. La nostra partnership bilaterale si basa sulla nostra comprensione di questa missione storica della Russia. A nome di tutti nel mondo posso dire chi è il leader di questo spettacolo? Il signor Vladimir Putin è il leader dello spettacolo. La Russia dovrebbe prendere l'iniziativa a causa della sfida che stiamo affrontando. Non sto adulando nessuno, non ti sto facendo alcun favore. Dico che questa è una sfida globale e dobbiamo superarla identificando il ruolo di ciascuno di noi nell'intera storia. Una volta che avremo una strategia in atto, disegneremo piani dettagliati su ogni settore, su ogni industria. Mobiliteremo le risorse per attuare questi programmi e vedremo che implementarli cambierà la vita delle persone in Africa, Asia, America Latina, persino in Europa e negli Stati Uniti. Grazie per la vostra pazienza.